allo stadio De Marsi, uno dei derby più caldi d'Abruzzo, Avezzano contro Vastese, prima in assoluta in panchina per mister Liguori, subentrato in settimana a Vaccaro, e prima da ex per Dos Santos in terra marsicana. Cambia poco il neo tecnico, che schiera Diop e De Costanzo ai lati di Gaeta. Tra i biancorossi mister Amelia fa accomodare a fianco a sé Stivaletti, Alonsi, dentro Anzini e Vittorio Esposito. Fischia il signor Mirabella di Napoli, coadiuvato da Vitale e dell'Isola. Pronti via l'Avezzano al primo affondo, passa subito in vantaggio, punizione sul secondo palo, torri di Brunetti e Gaeta, dopo aver controllato la sfera tra Figge di Rienzo in diagonale, facendo esplodere la curva bianco-verde, 1-0 Avezzano. La risposta della Vastese arriva da un doppio tentativo di Palumbo, ma in entrambi i casi la retroguardia di casa fa muro. Al decimo Diop con un tacco manda in area Gaeta, ma il numero 9 cincisca troppo, facendo svanire l'opportunità del raddoppio. Con coraggio e caparbietà i marsicani continuano a premere al quindicesimo dopo un'azione insistita. Diop mette in mezzo per Gaeta, girata di prima intenzione, pallone che esce di un soffio. Al ventinovesimo Crass mette in mezzo un pallone velenoso che Gaeta non riesce a toccare per questione di centimetri. Non riesce a rendersi pericolosa la squadra di Amelia, al 38esimo ci prova Palumbo, ma il suo timido tentativo si perde al lato. Il primo tempo si conclude con la respinta di Rienzo su un rinvio di Brunetti da metà campo e si va a riposo sul 1-0. Nella ripresa parte meglio la Vastese, al 47esimo Stivaletta riceve da Dos Santos e arma il destro trovando una deviazione in corner. I biancorossi aumentano i giri nel motore, al 55esimo Palumbo riceve in area direttamente da rimessa laterale, vince un rimpallo e fredda Fanti, partita di nuovo in parità. Al 67esimo ci prova il grande ex Dos Santos, ma il suo colpo di testa sbatte sulla traversa. Al 71esimo botta da fuori di Stivaletta, Fanti respinge come può. Al 77esimo torna a farsi pericoloso l'Avezzano, corner da destra, sponda di Brunetti e Traditi da un metro manda incredibilmente al lato. Dalla parte opposta Stivaletta semina il panico, serve con la punta il brasiliano che insacca, ma il guardaline rileva l'offside. All'85esimo con le ultime energie rimaste ci prova ancora Gaeta, ma il suo destro esce di poco al lato. L'ultima occasione di marca ospite all'86esimo Cavuoti entra in area, sterza e spara un mancino che finisce sulla traversa. Un tempo a testa per entrambe le compagini, meglio l'Avezzano nella prima frazione di gioco, altrettanto gli aragonesi dopo l'intervallo. Risultato giusto a detta dei due tecnici, che salutano il derby aprendo a quella che sarà per l'Abruzzo la settimana dei derby. Mister Amelia, un'ottima Vastese nel secondo tempo, ma anche oggi vi siete trovati a rincorrere. Sì, sì, un gol che nasce su un calcio di punizione. Da rivedere tutto, poi la reazione c'è stata, è stata buona. E peccato non aver vinto, perché poi fatto il pareggio abbiamo avuto anche tante occasioni, abbiamo fatto gol che è stato annullato per fuorigioco, la traversa di Cavuoti. Peccato davvero, abbiamo fatto un po' di fatica nel primo tempo, perché comunque il nostro gioco è un gioco sia agonistico ma anche tecnico, e il campo non è ancora all'altezza di una categoria importante come questa, però di sicuro, viste le vicissitudini che ci sono state qui, verrà sistemato, anche perché è veramente difficile giocare in questo, con un treno in queste condizioni. Il risultato è giusto, non c'è nulla da dire, loro hanno avuto l'occasione per chiudere il secondo tempo, noi abbiamo avuto l'occasione, abbiamo sbagliato qualche ripartenza, ma ci stava tutto, un pareggio che mi tengo stretto, perché come ha detto il nostro presidente dello spogliatoio, abbiamo fatto un pareggio contro una squadra che comunque è costruita per vincere il campionato e ha cominciato un percorso che noi abbiamo cominciato solo con l'avvento del nostro presidente Paris, e quindi sono super soddisfatto di questo punto, assolutamente. Io non condanno, per esempio, un gol sbagliato, l'atteggiamento c'era, la voglia di far gol c'era, non c'è stata superficialità, non c'è stata disunione, i ragazzi hanno provato. Poi dopo, se non arriva, devi far conto anche con il portiere avversario, o magari devi accettare anche che sotto misura la può chiudere male o la può chiudere bene. Ma sono stracontento della prestazione dei ragazzi.